Ciao a tutti da Dennis, qui con questo nuovo video, sempre sulla mappa Origins. Oggi vi spiegherò un po' come attivare tutti i convertitori dell'elemento 115 e attivare quindi il Paka Punch. Allora, praticamente, vabbè, il primo convertitore sta nella prima sala, cioè dove appunto si inizia, ed è molto facile attivarlo. Costa, se siete da soli, 200 euro, se siete in 4, 800, cioè 9 euro, ho 200 soldi, e se siete insieme 800. Vabbè, è molto facile attivarlo e non ci vuole quasi niente. Il secondo sta subito dopo la prima porta che aprite. Seguite la strada fino a un'altra porta da 1000 che dovete aprire, e dopo averla aperta arriverete andando sempre dritti al secondo generatore. I primi tre sono molto facili da trovare, alla fine anche il quarto, quell'altro sono un po' più complicati. Ecco, uccidete tutti, cioè non serve che uccidiate tutti i zombie nelle vicinanze, basta che loro si avvicinano e il convertitore inizierà a convertire appunto in energia quello che i zombie che si trovano lì. E il terzo convertitore sta sempre dalla sala principale verso l'altra porta. Bisognerà aprire un'altra porta da 1000 e arriverete subito al convertitore. Questa volta da noi c'era anche la cassa, come potete vedere. Come vedete, gli zombie non li uccidiamo sempre, solo se si fanno addosso questi zombie temporari, ma perché alla fine non serve ucciderli per dare energia appunto al convertitore. Il quarto convertitore invece dal terzo o dal secondo convertitore basta che andate in questa stanza dove dovete aprire una porta e poi un'altra al piano di sopra e arriverete dopo all'uscita. Adesso noi siamo stati un po' qui dentro per fare un po' i soldi, ma cioè non serve, basta che aprite la porta e potrete uscire normalmente. Un attimo, abbiamo quasi fatto. E comunque volevo parlare del perk anche del sangue di zombie, che è molto utile, cioè se trovate quel perk uccidendo uno zombie è una cosa molto utile, che non vi farà attaccare da zombie nelle circostanze. Come vedete, appena adesso il nostro compagno aveva sparato sulla gamba del gigante e aveva aperto la botola. Successivamente farò vedere anche il video su come entrarci. Beh, adesso attiviamo anche il quarto generatore, che si trova dopo il punto di estrazione. Si va avanti e lo troverete facilmente. Qua c'è anche il Juggernaut, che si attiva appunto attivando il quarto generatore. Dal quarto generatore si ritorna verso il punto di estrazione e da lì si continua verso il carro armato. Noi qua avevamo verso la strada per il carro armato, e noi qua avevamo trovato il zombie, sì, la macchina guidata dallo zombie, andando sulla strada per il carro armato lo troverete subito il quinto generatore. Ecco, come vedete noi l'abbiamo attivato e subito abbiamo iniziato a far girare intorno i zombie. Una volta completato il quinto generatore e convertitore dell'elemento 115, si passa al sesto convertitore dell'elemento 115. Basterà seguire la strada del carro armato, come vedete adesso. E dopo, una volta arrivati dopo il carro armato, ci sarà appunto il convertitore. Come vedete fa poco, ecco. Questa è la stanza, quel magazzino lì di fianco, ecco il carro armato.
e dall'altra parte c'è appunto il convertitore. Come vedete adesso, ecco, sto andando verso il convertitore. E attiviamo anche l'ultimo convertitore per poi attivare il pack-a-punch. E come vedete, ecco, adesso fra poco lo attiviamo, eccolo. Aspettate che c'è da uccidere questi due robot e poi lo attiviamo, eccolo. Ecco, l'abbiamo appena attivato. Una volta attivato questo è l'ultimo e si può passare appunto alla stanza di estrazione, cioè la stanza del punto di estrazione, come vedete adesso. Ecco, Secco. siamo Ci mancava solo passati questa. alla stanza di estrazione, ci sarà da liberare le macerie e Sembra avremo il speciale. pack-a-punch davanti a noi. Quindi anche per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo Dimostra video, stare ciao a tutti attaccato. da Dennis, ciao!